32 nuclei familiari di Montevescovado dovranno lasciare le loro abitazioni. Il quartiere Nocerino verrà riqualificato, gli alloggi abbattuti e ricostruiti. È per questo che la nuova amministrazione comunale targata De Maio ha avviato le procedure di reperimento di immobili per collocare momentaneamente i residenti del quartiere. L'invito è rivolto ai proprietari di immobili ad uso abitativo e di strutture ricettive. Ecco, 32 nuclei familiari che dovranno lasciare le loro abitazioni entro quando? Ah, immaginiamo nell'affidamento dei lavori, chiaramente con la consegna della progettazione poi ci sarà la gara d'appalto. È chiaro che questa è una misura, quella del reperimento di locali, che potrà essere accompagnata da altre azioni. Non abbiamo ancora incontrato i residenti, lo faremo subito dopo la pausa ferragostana e immagineremo di trovare insieme a loro una soluzione per l'inizio dei lavori. Questo avviso scadrà il 10 settembre e sarà una prima attività che abbiamo voluto mettere in campo. Diciamo che chi ha disponibilità. Attraverso i mezzi di informazione rendere ancora in modo più pubblico e comunicare appunto la pubblicazione di questo avviso per chi abbia immobili o strutture ricettive o alberghiere, avrà un'interlocuzione diretta con l'ente pubblico, con il comune di Nocera Inferiore, per prevedere la possibilità di allocazioni temporanee, chiaramente, di nuclei familiari. Quale lasso di tempo dovrà esserci? Vabbè, c'è un completamento dei lavori, non sarà a breve, ma stiamo definendo appunto con il tutto anche in previsione delle diverse scadenze. Abbiamo voluto accelerare con questo avviso anche per dare concretezza a quello che stavamo mettendo in campo. Sì, abbiamo affidato la progettazione per la riqualificazione del primo lotto che ci è stato finanziato, quello dei 7 milioni e mezzo, la riqualificazione di Montevescovado. Abbiamo affidato la progettazione e nell'ambito di queste attività abbiamo anche pubblicato un avviso per il reperimento di locali da immobili o strutture alberghiere o ricettive, comunque da reperire appunto per distribuire i residenti di quelle zone. Siamo concentrati su questa attività, è un'opera importante per la nostra azione amministrativa che abbiamo posto nei primi punti dell'agenda politica amministrativa. Vogliamo farci trovare pronti per la fine del mese di settembre, quando verrà consegnata la progettazione, in modo da poter affidare al più presto i lavori. Abbiamo avuto anche l'occasione, in settimana abbiamo incontrato personalmente, accompagnato dal responsabile del settore, l'ingegnere Ferrante, il dirigente della Regione Campania, il dottor Gentile, e la dottoressa Vizzini, che stanno seguendo chiaramente la procedura, e quindi stiamo cercando di rispettare il cronoprogramma e mettendo in campo le azioni che sono state programmate già nella passata amministrazione, ma noi stiamo cercando di farci trovare pronto per mettere in campo appunto l'iniziativa. Questa chiaramente è una prima ricognizione, una prima attività che viene fatta per poi. Non vincola l'ente, ma è una prima attività che viene fatta per una ricognizione sul territorio per farci trovare pronto in base alla scelta che poi attueremo concretamente. Però era un'azione che andava fatta per farci trovare pronti al momento appunto dell'inizio dei lavori. Ora la prima scadenza è il 30 settembre, è la consegna della progettazione. Abbiamo incontrato già diverse volte lo studio di progettazione, che sta eseguendo i lavori e il progetto definitivo.